giorno al popolo di Dio che parla col suo vescovo, col vescovo emerito e sacerdote. Vi confesso che ho un po' di trepidazione, perché Padova è sempre stata una pioniera, un esempio di vita cristiana, di vita pastorale. Ricordando perfino la lettera pastorale del vostro vescovo, che anche lui non sente, ma non sapete, e dite delle cose di cui che vi seguono. E allora cosa fate? Vi racconterò un po' della mia esperienza, di come l'ho visto io il Concilio. Io vi ho visto tre novità nel Concilio Ecumenico Vaticano II. La prima è il Concilio, dice, ma ce ne erano stati 20 prima. È vero, a parte che l'ultimo, 1869-70, aveva definito il primato l'infallibilità del Papa, diciamo, c'è mica più bisogno di un Concilio infallibile, il Papa parte di tutto. Tant'è vero che Pio XII, che era un Papa serio, tutti sono seri, ma lui in modo particolare, come quando dicono che Papa Giovanni era il Papa buono, e gli altri, insomma, allora diceva, aveva pensato di fare un Concilio, poi disse, no, 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 hanno un po' di suono. Papa Giovanni, la sua preparazione, non mi dilungo, fin da giovane così aveva pensato. Quando hanno fatto questo, che l'abbiamo fatto è stato un po' uno scherzo dello Spirito Santo, perché Pio XII era morto, dicevano che il Papa è Montini, ma lui l'aveva mandato a Milano senza farlo cardinale. Cioè facciamo un Papa anziano, che faccia cardinale Montini, poi muore, poi Montini diventa Papa. Un Papa di transizione. Vabbè. E lui è appena diventato Papa, dice ad un capoviglio, dice, sai che vorrei fare un Concilio, ma scherzerà la santità alla sua età, non lo dico più a lui. Ecco, lo dice al cardinale segretario di Stato tre giorni prima, il sottosegreto di confessione, così non potevo dirlo a nessuno, e poi lo sparo. E una volta ha detto che faceva il Concilio, non ha dovuto prepararlo. Ma perché è una novità? Perché ecumenico vuol dire universale. Tutti erano stati ecumenici, ma prima avevano i vescovi intorno a Costantinopoli, i vescovi del Mediterraneo, perfino il Vaticano I, molti quelli del Nord America, erano tutti europei, i vescovi africani, europei, missionari in Africa, America Latina, spagnoli e portoghesi. Questi erano proprio quando entrai in Concilio a vedere africani, africani, latinoamericani, latinoamericani. Ecco, sapevo il senso dell'universalità della Chiesa Cattolica, e ognuno portava la sua esperienza, la sua mentalità. Questa qui è la prima grande, se vogliamo, novità. La seconda, proprio perché ognuno portava la sua mentalità, quando il Concilio è cominciato, il Papa aveva fatto preparare dei documenti, e quando li aveva letti dice, ma Papa, ha fatto bene farlo. Non si era accorto, avete sentito parlare del famoso romanzo di Cattopardo, dove diceva che la borghesia, l'aristocrazia siciliana, corse Garibaldi, ma poi diceva il Cattopardo, cambiare quanto basta, perché tutto rimane come prima. E direi che anche i documenti, diceva, guardate, sono delle cose buone, ma in fondo non erano corrette. Ma quando si aprì il Concilio, avete visto perfino quei due cardinali, insomma, che hanno preparato delle cose, no, vogliamo vederci chiaro. E Papa Giovanni disse, beh, faccio il Papa io, vi do tre giorni, dopo tre giorni le commissioni erano tutte cambiate, perché i vescovi le avevano scelte, le conferenze episcopali. Ed è stato così. Non vi scandalizzo mica, se vi dico che sapete chi sono i primi convertiti dal Concilio. Cioè, fate noi vescovi. Perché alla fine abbiamo firmato delle cose a cui forse al principio non pensavamo. Ma c'era chi tirava fuori sana Bibbia, sana liturgia, sana comunità. Insomma, vedete, ormai non li sai, ha ragione. Abbiamo maturato insieme. La Chiesa è dinamica. Quando dicono la tradizione vuol dire fare le cose del passato, no? In latino tradere vuol dire trasmettere. E allora vuol dire tenere fisse le cose importanti, ma poi vedere come presentarle in modo adatto alla gente di oggi. Papa Giovanni diceva l'aggiornamento. Noi quando aggiorniamo una riunione vuol
vuol dire che la rimandiamo all'altro giorno, no, l'aggiornamento che voleva dire dire le cose di sempre nel modo adatto al giorno d'oggi. Allora è stata una maturazione per la Chiesa, è importante che quando parleremo proprio della Chiesa, quella sì, è la terza quella del Papa. E che Papa Giovanni aveva detto deve essere un concilio pastorale. I concili in genere sono stati dogmatici, cioè hanno definito i dogmi. Quando c'erano le persecuzioni la gente si sa, appena finita ha cominciato a discutere, sa? La Trinità, ma è uno o tre? Perché adesso gli amici musulmani dicono voi non credete in Allah perché ne avete tre. Padre, Figlio e Spirito Santo. E allora ha cominciato a dire, era un prete, c'erano i preti delle opere, un prete di Alessandria, Arrio, che dice guardate, facciamo così, oggi avrebbe detto che faccia. Il Padre è un Dio di serie A, il Figlio di serie B, lo Spirito Santo di serie B. Allora Costantino l'imperatore, c'è quindi dice invece del Papa, facciamo un concilio a quanto per me. Una natura e tre persone. Rimane ancora un mistero, eh? Era solo un signor Tonino Bello, avete sentito parlare di Tonino Bello, eh? Era così bravo che è morto giovane, poi sono anche le eccezioni, eh? Lui spiegava perfino il mistero della Santissima Trinità. Diceva, vedi Don Luigi che ero io, se fosse uno più uno fa tre, ma sono uno, per sono talmente l'uno per l'altro che sono di... ma questo è importante per noi, che siamo come Dio ci vuole, non se siamo l'uno per sé, ma se siamo l'uno per l'altro, eh? E poi Gesù Cristo è Dio, no, l'uomo è Dio, un bel concilio, vero Dio, vero uomo, i concili dogmatici. E Papa, e l'ultimo era stato quello, il Papa aperto, volevamo discutere di tante cose, poi nel giugno del 70, quando i francesi sono rimasti sconfitti dai tedeschi, loro sono andati via da Roma, loro i piemontesi, ci andiamo a Roma noi. Allora hanno finito in fretta il concilio, primando l'infallibilità del Papa, diceva, così arrivano le nazioni cattoliche dell'Europa a difendere il Papa, figurati. E l'hanno sospeso, è dogmatico. No, dice Papa Giovanni, sappiamo già come lo facciamo pastorale, che ancora c'è qualcuno che dice, non dico chi, se era pastorale non si è mica obbligato ad accettarlo. E invece la differenza qui lo spiego molto bene il vostro professore. Cioè, dogmatico vuol dire quali sono le verità di fede. E pastorale vuol dire fare in modo che le verità di fede diventino nostre. Perché uno può, noi possiamo anche leggere tutto il Corano, siamo diventati musulmani, non l'abbiamo detto come cultura. E un musulmano può leggere il nostro catechismo, dice un cristiano, no, non legge così per sapere. Ma l'importante è che diventi vita della tua vita. Spiega bene il vescovo. Gli antichi dicevano che la fede che si crede, no, la fede con cui si crede. Ecco, allora sottolineando questo aspetto personale, direi che il Concilio Vaticano II è un concilio fatto per ognuno di noi, perché ognuno di noi ritrovi la sua responsabilità. E il Concilio poi alla fine ha fatto 16 documenti, come voi sapete tutto, tre dichiarazioni su punti particolari, anche importanti, per esempio la libertà religiosa, ma punti particolari. 9 decreti. I decreti sono di carattere pratico, cosa devono fare i vescovi, devono fare i preti, devono fare i laici, devono fare i seminaristi, devono fare i missionari, importanti ma di carattere pratico. Ma in tutti i 20 concili ecumenici, no? Quando eravamo giovani ce ne facevano imparare di nuovo, adesso avete il computer, trovate subito. Ma i 20 concili erano Nico e Scacco, con Nico, la Nicea, Costantinopoli, Efeso, Calcedonia, Coconico, Costantinopoli, Tunisia, la terra di primo, secondo, terzo, quarto, di Libia, in corso, di Ovidione, Piede, Costanzo, Fierlatra, Marta, Firenze, la terra di quarto, prego, Vaticano, prima. Ecco, allora io mi dico, no,
ultime parole, no? Parole di Dio, dei vertici. La liturgia è il primo sacrosanto concilio. La Chiesa, l'Umergenzio, e la Chiesa nel mondo cambia per sé. Io comincio dall'ultimo, perché è stato quello un po' più originale, se vogliamo. Io quando arrivai al concilio, devo precisare che sono arrivato alla seconda sessione, cioè al primo potete dire quel che volete, non c'è arrivato alla seconda sessione. E quando sono arrivato alla seconda sessione, era l'autunno del 63, trovai che i vescovi stavano brontolando, stavano riflettendo. Dice, ma come? C'è un concilio e il Papa fa un incidere che è così importante senza dirti niente. Aveva fatto la pace interna. C'era stata la crisi di Cuba, sembrava che facessero la guerra, non volevano, che hanno detto quel nuovo, il Papa toccò e fino a Croce, e nell'autunno del 62 fece un famoso appello. Politici del mondo, fermatevi, il mondo non con la guerra, con la pace. E fu facile per Kennedy dire, per la Russia mai, per il Papa mi fermo. E anche Croce dice, l'America mai, il Papa non mi interessa tanto, per questa volta mi fermo. E fu così colpito Papa Giovanni che preparò la pace di interesse. Perché era importante, a parte la spiegazione della pace? Perché per la prima volta un Papa, invece di scrivere su cose religiose, rivolgendosi ai cattolici, si rivolgeva, parlava di un tema umano, un valore umano, la pace, e si rivolgeva a tutti gli uomini di buona volontà. Perdo un padre del Veneto perché un signor Papa no, era quindi tremito, lui che aveva preparato un po' queste. E allora noi invece abbiamo detto noi che figure ci facciamo. Allora avevamo un po' di temi sparsi e abbiamo messo insieme per fare questa Costituzione, chiamata Gaudium et Spes, cioè le gioie e le speranze, in tutti le angosce dei uomini, sono le gioie e le speranze di tutte le cose della Chiesa. Perché non è la Chiesa di qua del mondo di là, è la Chiesa di dentro, i cristiani è di dentro del mondo per essere come un Dio. Diceva un signor Tonino Bello, sempre quello là, dice finalmente una volta la Chiesa dice che le gioie e le speranze e tutte le cose degli uomini, dei papà, delle mamme, dei giovani, degli operai, dei poveracci, degli ammalati, degli emarginati, sono le gioie e le speranze e tutte le cose della Chiesa. E allora questo qui è, infatti, parla del valore dell'essere umano, ogni essere umano, l'importanza della famiglia, ogni famiglia, della cultura, di ogni cultura, dell'economia, di ogni economia. Se siamo in crisi, è perché ha fallito l'economia laica, no? Di qualcuno che dice, faccio i miei interessi, anche se ho delle monarchie italiane, se ne vanno. No, ogni cultura. E la pace. Che i vescovi dissero, dei vescovi dicono loro dove va a finire Gesù Cristo, questo è troppo ottimista, oggi teniamo troppo laica. E i vescovi non hanno cambiato, ma ogni capitolo hanno aggiunto il valore della fede, il valore della persona umana, tanto più tu che sai che Dio si è fatto uomo, guarda come ha valorizzato la famiglia, guarda come Dio vuole la famiglia. L'economia, guarda che cosa ha detto e come è vissuto Gesù Cristo. La pace, ma è la cosa fondamentale. È venuto a portare la pace in terra agli uomini, non solo a quelli di buona volontà, e agli altri nel paese. Ma la pace in terra agli uomini, oggetto della buona volontà di Dio, agli uomini che Dio ama. Allora dove si capisce che la fede non mette contro l'umanità, ma è una forza maggiore. Proprio perché tu sei cristiano, devi essere un cittadino esemplare, devi osservare le leggi, devi saperti sacrificare, devi pensare agli altri, no? Devi essere di esempio. Se noi come cristiani ce lo chiediamo, infatti no, io ricordo tutte le sventure della mia vita e perché era capitato di scrivere una lettera aperta al segretario del Partito Comunista, ma prima l'aveva scritta al segretario del Partito Comunista. C'era stata una crisi di delle tangenti e avete detto il Presidente del Consiglio dice ma vi meravigliate, in politica fanno tutti così, no, allora non direi che sei un cristiano. Se dice che sei un cristiano devi dare l'esempio, anche se questo costa sacrificio,
Tonino Bellu sempre diceva bisogna annunciare, bisogna denunciare e saper rinunciare. Ecco, questo è il valore della Costituzione pastorale. Vedete, non dice mica niente di nuovo, dogmatico, ma pastoralmente. L'impegno del cristiano di essere un fermento di chiarezza, di trasparenza, di solidarietà. Noi parliamo dei principi non negoziabili, l'ho detto anche nell'intervista. Il grande principio non negoziabile è la solidarietà. Dio si è fatto uomo per quello, che andrà dal principio alla fine, da quando la vita non è ancora nata, quando non è ancora morta, ma che deve estendersi a tutte le povertà del mondo. La vita che cresce, la vita è l'impegno che il cristiano deve avere per le famiglie che non arrivano a fine del mese, ciò che parlano fate voi, per i giovani che non riescono a trovare lavoro, che non riescono a sposarsi perché non sanno come fare, non trovano la casa, no? Quello è l'impegno del cristiano, la solidarietà è il fondamento, il principio non negoziabile della vita cristiana. Abbiamo fatto fuori una Costituzione, cioè, allora la Chiesa, qualcuno dice che è una specie di rivoluzione copernicana, non voglio che si dica. E noi diciamo che il sole viene su una mattina e va giù alla sera. E Copernico era un polacco, ma per studiare in Italia si dice no, non è il sole che gira, è la terra che gira. Rivoluzione copernicana, quello che è sempre più importante diventa subordinato e viceversa. Noi abbiamo sempre pensato che l'umanità è fatta per la Chiesa, No, è la Chiesa fatta per e chi viene fuori un problema? A me delle volte mi viene da raccontare delle storielle, ma ho detto solo quelle serie, ve ne dico una seria. Dicevano che era morto un rabbino ebreo, e che va di là, San Pietro dice vieni in paradiso, dice, ma a parte che sono un rabbino ebreo, perché abbiamo fatto un motivo che prendiamo tutti. Ma davvero, vieni a vedere. E entro dentro, vedi quelli sono protestanti ortodossi, sono sempre dei vostri, qui già tutti buddisti. Anche noi vanno avanti, e quindi così tutti animisti, anche noi, vanno avanti, arrivano, cantano il gran muro, parla piano, dice San Pietro, perché di là ci sono i cattolici e credono di essere soli. Era un po' così, no? Vi ricordate che per non mandare i bambini all'inferno, quelli appena nati, li mandavamo a bimbo. Sapete che ha detto che non c'è niente? Ce l'ha detto un gran rivoluzionario, un certo Joseph Ratzinger. E sempre così, ma nella morte, quando era ancora cardinale, dice il teologo, studiate un po' come è stato, ci ha messo 10 anni, poveretti, e quando sono arrivati alla fine lui era diventato papa. Ha detto, l'avevamo pensato il bimbo, per dire l'importanza del battesimo, ma non c'è mica nella vita. E lui ha firmato questo è. E allora dove vanno nel paradiso, non si capisce? Perché noi da tutte le colpe andavamo, Ma il primo uomo non è Adamo. Lo dice San Paolo nella lettera ai Colossesi. Sapete come si fa a trovare la lettera di San Paolo? È fatto, no? Andate già cantando. Rococò, dalle fin contetti di difile. Romani, Corinzi, Corinzi, Rococò, Galati, Efesini, Filippesi, Galati, Conte, Te, Colossesi, Tessalonicesi, Tito, Timoteo, Filemone. Allora vi dico ai Colossesi, Rococò, Galati, Conte. Cosa dice San Paolo ai Tessalonicesi, ai Colossesi? Dice Gesù è il primogenito di ogni credo. Tutto è stato fatto da lui e tutto è stato fatto in vista di lui. Io penso che il mondo in cui siamo è soprannaturale. Se uno respira con la fede, respiri soprannaturale. Ho perfino messo una virgola in una frase di San Giovanni, ma che nel greco non ci sono più per qualcuno. Guardate, noi la leggiamo, chi crede in Cristo non sarà salvo, chi non crede, no. E chi crede, virgola, in Cristo sarà salvo. E lui che sa. Ma quelli non lo sanno. Lui salva tutti purché si crede, purché
sono di quelli che vanno a fare degli ospedali nei posti di guerra, rischiano la morte, i sequestri, ma non sono cristiani. E i giudici dicono: noi sfidiamo la morte, non perché ti ammazzo se fai bene il tuo mestiere, io faccio bene il mio mestiere, non è Spirito Santo. E allora guardare con simpatia tutto quello che c'è di bello e di grande nel mondo, perché è tutto opera di Spirito Santo. E noi però, ecco, c'è la Chiesa, la Chiesa deve formare i cristiani perché siano un fermento. E anche lì c'è un'altra rivoluzione copernicana, perché noi abbiamo sempre pensato che la Chiesa sono i preti. E i laici sono quelli che qui sono, no? E anche sempre adesso. E quando avevamo fatto un concilio, un documento del concilio, la Chiesa, la gerarchia, i fedeli, invece ho detto no. La Chiesa, il popolo di Dio, è la gerarchia. Quello che conta è il popolo di Dio, è ognuno di noi. Perché ognuno di noi deve essere come Cristo, Sacerdote vuol dire che santifica il mondo. Se vivete in grazia di Dio siete sacerdote. Sacerdoti universali. Profeti, non vuol dire perpetuando i numeri per il supereroe. Profeti è chi parla a nome di Dio, chi fa vedere come Dio vuole che si viva la vita. Chi sono i profeti del matrimonio? Mica vi prego. No? Siete voi sposi. I profeti che fanno vedere come si deve vivere onestamente, generosamente le professioni, no? E chi c'è testimone? E anche il re, Cristo re o pastore, vuol dire quello che unisce, che mette insieme come il re, che una volta metteva insieme tanti popoli diversi, perché è il grande compito nel mondo è essere profeta portatore di unità nella famiglia, perché nel mondo anche nel mio parlo è parte della famiglia, essere portatore di pace nell'ambiente del lavoro, nell'ambiente della società. Certo, se tu sei profeta o sacerdote non è perché sei intelligente, ci vuole qualcuno che ti garantisca la parola di Dio, qualcuno che ti renda presente Gesù Cristo. Ecco il compito della gerarchia. La funzione della gerarchia è quella di alimentare Cristo nei fedeli. E la cosa grande, la grande testimonianza in un mondo sempre più frammentario è lo spirito di comunione. Cioè, sempre Tonino Bello diceva, la convivialità delle differenze. Le differenze non per dividere, ma per aiutare, tu sei diverso da me, hai delle cose che io non ho, io ho delle cose che tu non hai, insieme riusciamo a vivere. Il grande compito della gerarchia è quello di alimentare la comunione. E il senso di responsabilità, voi parlerete dopo dei consigli pastorali, no? Potete cercare di diventare esempio un po' per tutta Italia, perché qui dovete dappertutto. Raccontavo prima adesso quello che non vi ho preso. Quando gli dici al consiglio pastorale, dice ma no, signore, so sbagliare da solo e faccio più in fretta. Non aveva capito di fretta. Ma perché la Chiesa è così come il concilio? Noi vescovi, noi in gerarchia, abbiamo il compito dell'ultima parola. Ma è l'ultima se prima ce ne sono state delle altre. I papi vescovi hanno firmato l'ultima al concilio, ma perché era maturato. Consiglio pastorale parrocchiale, così sul piano della diocesi, adesso non dico il Papa, che anche lui propongo che i vicini poi dice l'ultima parola, ma dopo averla ascoltata. Perché anche il Signore generalmente sceglie, guardate gli ordini religiosi, anche i movimenti, non nascono mica dall'alto, no? Dopo la gerarchia qualche la controlla. Ma allora il senso della responsabilità che dobbiamo avere come singoli e come popolo di Dio, questo è la grandezza del Vangelo. Cioè, ma come si fa per questo senso di responsabilità? Ah, ecco allora l'importanza della prima, della Costituzione sulla parola di Dio. Perché una volta si diceva mica che non fosse voi nel bene così, ma ricordo che ero in Puglia e un dottore mi portava.
portava sotto Manfredonia a vedere la partita di Cusano, era davvero sbagliato molto durante il Concilio, c'era il famoso campionato del Capo. Ecco. Aveva comprato la Bibbia. Quando è arrivato a casa, sua mamma ha visto che aveva la Bibbia, è andata a fare la spia al parco. E il parco è arrivato e ha detto non si legge la Bibbia. Era così, perché era difficile, scusi, si diventava protestanti e poi così. La Bibbia la leggono i preti, quelli più bravi, quelli di fatto, e poi fanno il catechismo. E allora i laici studiano il catechismo, no? E invece la Bibbia, perché è importante? Perché abbiamo detto che Dio è amore. Ma l'uomo, a cominciare da Adamo, e Adamo c'è in un ultimo minuto. Ma che mi verrebbe da raccontare una cosa, chiedo scusa, ma... Uno che è morto ha detto a San Pietro vorrei vedere Adamo, non si può, ma tutta la vita è il sogno di vedere Adamo, anzi se ti sei anche comportato bene, vado a chiedere il permesso, torno dopo un po', in permesso eccezionale, ma solo per 3 minuti faccio solo una domanda da fare, e la porta da Adamo, questo vecchio, dice, ma no, non c'è presente, parla tanto del tuo peccato, ti dice che è stato un peccato di gola. Ti dice che è stato un peccato d'orgoglio? Ti dice che è stato un peccato sessuale? Dimmi un po' Adamo, com'è stato il tuo peccato? È stato originale. Noi diciamo originale perché è di origine. Io dico che è originale anche perché è l'origine dentro. Io sono così importante. E gli altri, se mi serve bene, se no peggio per me. E lì l'origine del peccato, no? E allora da una parte l'origine è così, dall'altra Dio che è amore, e lui può portare tutti all'amore. Ognuno di noi, ci avete mai pensato che quando Dio ha creato il mondo l'ha creato per ognuno di noi? Bastava che non si conoscesse il papà e mamma, non c'era mai. Ne parlavo prima, mio padre Torino, mio mamma di loro. Ha passato un tempo a Bologna e poi dopo par condicio è venuto a fare l'intervista. Io dico sempre che sono fuori di Caporetto, ma mica che il Signore abbia fatto Caporetto per me, ma quando ha pensato il mondo, dice mettiamo un mondo in cui ci sia quello lì, questo lì, no? E si è già creato, è perché vuole che arriviamo al mondo. Nelle situazioni della vita anche nel mio comune, come lui è arrivato alla morte, ha vissuto nei 30 anni facendo il fratello. E come fa? Ah, il Signore allora ha preso un popolo e ha cominciato a dire guarda che Dio non puoi neanche pensare nel vederlo per quello che fa. E cominciano a amare gli altri, ma li amo quelli potenti, amano è facile, ama quelli che non contano niente, le vedi, gli orfani, gli stranieri. E arriva Gesù Cristo e dice sì, perché Dio è il Padre, Figlio e Spirito Santo. E avete udito che è stato detto anche il prossimo amo del nemico, io vi dico amate anche di più. Ecco allora, che cosa se voi andate in un'altra per capire perché dicono che vi dicono gli inglesi, dovete studiare la lingua come parlano gli inglesi. Se voi volete sapere che cosa Dio vuole da ognuno di noi, perché vuole da ognuno di noi a vivere con noi, dobbiamo imparare la lingua, di Dio ci insegna il compito. È la parola di Dio. È difficile per la pedagogia, è stato detto per capire tutti quanti. Anche noi, io la storia romana l'ho studiata 4 volte, nell'elementare, nella media, nel liceo e all'università. Sempre la stessa partita, non sempre più avanti. E così bisognerà saper leggere la Bibbia e soprattutto infatti poi la Chiesa se lo presenta. Allora diventare familiari con la parola di Dio. Legge tante, chiede ai preti di spiegare la parola di Dio, per quello si fanno i gruppi e le letture bibliche, ma per questo anche noi dobbiamo leggere, perché quando leggiamo siamo a tutto il tuo Dio, è Dio che mi sta parlando. Ah, che cosa grande, no? Non c'è niente di dogmatico al mondo, ma su un piano passo avanti, pensare che Dio viene a parlare, che parola di Dio è Dio. Vi ricordate voi oggi? No, non c'è qualche anziano.
che prima del concilio, se uno arrivava tardi alla messa, la messa era buona, bastava che arrivasse prima che il prete scoprisse il calice, no? La prima parte è così anche in ritardo a dare, a prendere questa, no? È buona la seconda, perché c'è la prima. Quando andiamo in chiesa dovremmo dire che cosa mi dirà oggi il Signore. Io ho visto di musulmano entrare in moschea mettendosi i guanti dietro le orecchie e dire andiamo ad ascoltare. Ecco, io questa chiedo anche a tutti, vedete, sul piano pastorale l'importanza della parola di Dio. Però la parola di Dio, la parola eterna, il verbo, si è fatto carne. Ecco, Gesù è la parola eterna. E allora vi ricordate, voi un po' più stagionati, che quando avevamo messo la messa in latino, si vedeva la schiena del prete che si voltava indietro, dire no, non sono un vescovo. Era solo un vescovo, ma era un vescovo proprio distratto. Tornato dal concilio dice domino sul viso un porca miseria. Eh sì, ha detto che bisogna dire la messa in volgare. Volgare vuol dire nella lingua della gente, per capire che non è la preghiera del prete, è la preghiera, lui era la preghiera del prete che faceva la presenza reale. Poi andavamo a pregare davanti alla presenza reale, no? A volte nel tabernacolo. È la preghiera del popolo di Dio. Per questo il popolo di Dio deve capire, deve partecipare. Una volta si diceva assistere alla messa. No, c'è assistenza su un'altra teatro, ma si partecipa. Perché Gesù Cristo è lì come è entrato nell'eternità. Noi l'eternità la pensiamo con un tempo che non finisce mai. Facciamo il Padre Eterno con una gran barba e con la faccia grigia, ma che noia sta eternità. Invece l'eternità al di fuori del tempo non riusciamo neanche a pensare. Com'è Gesù Cristo di là? E come è entrato nell'eternità? Come è entrato? È morto dicendo, Padre, nelle tue mani consegno la mia vita, Padre, per loro. La pienezza dell'amore al Padre e la pienezza della dedizione. E allora quando si rende presente, Padre, nelle tue mani, Padre, per loro. E non si rende presente perché noi assistiamo, ma perché noi partecipiamo, c'è una morte siccome. Noi abbiamo scritto di andare con una palla, come non ha aperto lo spirito, un po' come viene. E allora lui ci dà il suo spirito, che è lo Spirito Santo, che è lo spirito dell'amore e della comunione. Perché quando è morto, San Giovanni, noi traducevamo, inclinato il capo spiro. Ma guardato meglio il greco, adesso è inclinato il capo, trasmise lo spirito, ha tirato l'ultimo respiro, ha cominciato a donare lo Spirito Santo. Tanto è vero che quando abbiamo aperto il costato, dice sempre Giovanni, uscirono sangue e acqua, chi vide lo attesta, lo dice perché anche voi crediate, ma che sangue di acqua. I padri dicono come dal costato di Adamo dormiente nato la sposa di Israele, così dal costato di Gesù dormiente nasce la sposa, la Chiesa, acqua e sangue, battesimo e eucaristia. E noi andiamo per immergerci nello Spirito Santo che Cristo morto e risorto continua a darci. Vedete che grande cosa che è allora, il partecipare, l'andare. Ha ragione il Concilio di dire l'Eucaristia è il momento più alto, è la forza, la sorgente della nostra vita cristiana. Perché è di lì poi che nasce la comunione. La comunione non è mangiare le nostre, è mangiare insieme, comunione. Quando vi fate un bel pranzo di famiglia, è importante quel che mangiate, ma è importante che lo mangiate insieme, nella gioia dello stare insieme. Fare comunione, fare comunione, per quello ci si dà anche la parte. Uno mi dice appena abbiamo cominciato la comunione, mi dice, sa che quando vengo in cattedrale, guardo chi c'è, perché se da quella parte c'è tutti quanti fatti lo vado via, se no mi tocca la prima faccia. Vuol dire che non mi ha capito quanto è il senso dello Spirito Santo che fa comunione. E la comunione che facciamo nella Chiesa non è per chiuderci contro gli altri. Vi ricordate voi un po' più anziani, lì al Papa, al tuo cielo, alla tua croce, esercito. No, ma perché impariamo la convivialità delle differenze e sappiamo portare
solidarietà del mondo, che è il grande compito del Cristo. Adesso ha tradotto dite, Misael, a me se finita non la fermo, perché c'è stato un po' di sconfitto, ma è finito qualcuno. L'avevo detto una volta un prete che sa quasi tutto, ma mi ha sgridato, ma adesso l'ho detto anche qua, non me ne detto non lo posso dire. Che Misael è la missione. Siete venuti a caricarmi della mia missione. La missione è di portare questa voce, questa solidarietà e questa parte del mondo. E di Dio voglio proprio vedersi l'impegno del cristiano. Vedete che le quattro costituzioni rivivono nella messa. Quando andate a messa vivete il concilio, la novità del concilio, la parola di Dio che Dio rivolge a Gesù Cristo presente in cui voi vi immergete, siete chiamati a fare la comunione tra di voi e continuare anche e soprattutto nelle parole, con i movimenti, nelle parole, e poi a portare questa comunione, questa solidarietà. Io credo che questo qui è davvero, ha fatto dire al Papa, ha fatto dire ai suoi papi, quando è venuto Giovanni Paolo a Ivrea, in un giorno e mezzo ha fatto nome, mi scusi, è chiaro che sono andato a aiutare, ricordavo che era solo Papa Giovanni che una volta adesso molto dica un discorso, poi chiusi i fogli, disse sotto voce al vicino, ma c'era il microfono aperto, sentiva un minuto, dice un discorso così, ero capace di farlo anch'io. Ecco, allora, appena nominato Papa, gli hanno suggerito di dire, guardate che c'è una interpretazione del Concilio come di grande novità, no? E continuità, ha ragione. Sul piano dogmatico non ha tirato fuori nessuna verità, ma sul piano pastorale, sul piano pastorale, a tu per tu con Dio nella sua parola, immerse in Cristo morto e risorto che ci dà il suo spirito, per creare la comunione nella Chiesa e portarla a te. Ecco, a me veniva in mente, così chiudo, chiedendomi scusi se sono stato un po' più lungo, perché quando ero giovane allora c'era un movimento che era nato protestante, lavorava in Inghilterra ma veniva lì anche in Francia. Veniva all'università, se poi io mi interessavo a terminare, mi disse con Papa. Faceva tutto attraverso le cadenze. Qualcuno la ricorderà veramente di partire dalla gente, viva la gente, viva il postino, la guardia. Peraltro era contro il razzismo. Di che colore la pelle di Dio? L'altra mai tradotta, ma era in Africa. Diceva, quando siamo di fronte a un mondo, per esempio oggi, noi ci viene da domandare di chi è la colpa se non è stato di fronte, no? Puntiamo il dito del Papa, ma invece dei preti, puntiamo il dito, Diceva, quando tu punti il dito contro un altro, non dimenticare che tre dita sono puntate contro di te. E questa donna dell'Africa diceva, se noi ci mettiamo più a fondo di fronte alla nostra coscienza, direi, che cosa può fare? Che cosa pote fare? Che cosa potremmo fare? Che cosa fare? Come singoli, come consigli pastorali, come diocesi, eccetera. Non dimentichiamo, anche per i concili, quando vi viene da puntare il dito contro un altro, non dimenticate che tre dita sono puntate contro voi. Grazie. Aver giovanile in cui ha saputo esprimersi e l'avevo
qualche maniera come consiglio il contenuto, una forma profonda ma anche bella e attraente. Ecco, noi volevo proprio che anche tutto quello che è stato l'evento del consiglio fosse accolto così nei nostri cuori, perché come lei ha mi pare detto, già ma non ancora, rimane ancora tanto per far passare prima della mente, del cuore, perché è una conversione. Comunque, grazie sincero e ci accomodiamo anche alla sua preghiera e restiamo in profonda comunione. E l'augurio che lei continui sempre come padre consigliare, come il Papa anche mi ha accolto, mi pare l'altro giorno, ecco, che siate come i padri, ecco, che trasmettono continuamente a voi figli questo dono straordinario che è stato della Chiesa, ma per il mondo anche del nostro tempo. Quindi grazie.